Ieri il capitano di vascello Filippo Marini della Guardia Costiera diceva che le operazioni di soccorso nel canale di Sicilia in questi giorni erano praticamente impossibili, un mare forza 9 con delle onde, un mare impossibile. Ma la cosa che ci ha colpito di più è la domanda che si è fatta questo portavoce della Guardia Costiera in merito a quello che sentivo in questi minuti anche in aula. Qualcuno che dice, a nostro giudizio in maniera inopportuna, che da Triton bisogna ritornare a Mare Nostrum. E proprio le parole di chi opera, di chi conosce e tocca con mano questa problematica, e vi posso garantire che non più di 10 giorni fa li ho incontrati personalmente, si chiedono in questa agenzia ufficiale: Mare Nostrum avrebbe potuto fare di meglio? Probabilmente no, questa è la loro risposta. Senza entrare nel merito, perché sarebbe facilmente qualcuno potrebbe strumentalizzare le nostre parole, come succede purtroppo troppo spesso, però credo che una riflessione debba essere fatta in carattere politico molto seriamente. Noi abbiamo sempre sostenuto e sollecitato affinché il governo andasse in Europa, e a questa Europa, alla quale abbiamo avuto anche la superficialità, per quanto ci riguarda, di dare addirittura il premio Nobel per la pace, si renda conto di effettivamente quello che sta succedendo. Noi abbiamo perso un'occasione durante il semestre europeo di portare all'attenzione di tutta l'Europa, che nicchia e gira la testa da un'altra parte, di questo grandissimo problema. Noi abbiamo messo sul piatto le nostre visioni, le nostre soluzioni. C'è un dato di fatto che è palese: ancora morti che si sommano agli oltre 3.000 morti che ci sono stati. Questa è una carneficina. Il Mediterraneo, il Golfo di Sicilia, sempre più rosso di sangue, e qualcuno deve farsi un esame di coscienza, perché qualcuno ha veramente le mani sporche di sangue, e questi non siamo sicuramente noi.